Come dicevo a Lavinia Galli, che è la nostra gradita ospite di questa sera, nonché una cara amica, ormai diciamo uno dei retaggi di questa esperienza della pandemia è che abbiamo capito che comunque è una grande risorsa il fatto di poter registrare interventi come questo e poterli conservare in archivio per future necessità nostre o del nostro pubblico. Ci troviamo quindi stasera per un appuntamento del ciclo Dante Napoleone nel collezionismo lombardo dell'Ottocento, un ciclo di incontri che accompagna nella sua lunga durata la mostra dedicata a Dante e a Napoleone, promossa dall'Ateneo di Scienze, Lettere e Arti con Fondazione Brescia Musei, ospitata a Palazzo Tosio, dove invito chi di voi non l'avesse ancora visitata a farlo entro il 15 dicembre. La visita è gratuita, basta la prenotazione. Questo ciclo di conferenze ha per noi un significato particolare perché oltre a consentirci di approfondire i temi legati alla mostra, soprattutto allargandoli a contesti non bresciani e sottolineando quindi per inciso i legami tra la cultura bresciana del primo Ottocento e altri contesti più o meno geograficamente vicini, ci consente anche di rinsaldare i nostri, e per nostri intendo di Fondazione e di Ateneo, legami con la rete dei musei dell'Ottocento lombardo, una rete museale che riunisce diverse entità del territorio regionale, accomunate da una caratterizzazione delle loro collezioni particolarmente significativa rispetto alla storia delle arti figurative e della cultura collezionistica dell'Ottocento lombardo. Siamo sicuri che di questa rete sentirete parlare sempre più spesso, perché è una rete che si è riattivata poco prima dello scoppio della pandemia, quindi il suo primo anno e mezzo di vita è stato un po' difficoltoso, però abbiamo molti progetti e quindi, insomma, seguite la rete che ha un suo sito e anche dei suoi canali social, così da essere sempre informati, come lo sarete anche attraverso la nostra newsletter, delle iniziative. Come dicevo, la nostra ospite di questa sera è Lavinia Galli, dal 2000 conservatrice del Museo Poldi Pezzoli, che ha dedicato i suoi studi, in particolare, o perlomeno questo è il tema per cui è qui con noi stasera, alla storia del collezionismo. Ricordo in questo senso la sua curatela nel 2011 della mostra dedicata a Gian Giacomo Poldi Pezzoli, nel 2013 quella all'affascinantissimo fenomeno delle Wunderkammer e i suoi contributi, soprattutto nel contesto della mostra del Romanticismo, la recente mostra del Romanticismo del 2018, curata da Fernando Mazzocca, che ebbe proprio anche una sede al Poldi Pezzoli dedicata al fenomeno del mito e del culto di Dante nelle arti figurative. Il suo legame con Dante e con i temi connessi alla sua celebrazione ottocentesca è legato, come dire, a un frangente specifico che è la presenza appunto nel Museo Poldi Pezzoli del celebre studiolo dantesco che sarà, da quanto apprendiamo dal titolo, il punto di partenza del suo intervento questa sera. La ringrazio quindi per la sua disponibilità e le lascio la parola. Buona serata. Buonasera, e grazie a Roberta sia della presentazione che dell'invito. Sicuramente anch'io sono convinta che la rete dell'Ottocento sarà sempre di più una risorsa per scambiare o confrontare temi che effettivamente non sono mai solo locali, ma hanno un riverbero magari in altre situazioni. Come diceva Roberta, il Museo Poldi Pezzoli possiede questo studiolo dantesco che effettivamente è uno degli... Avanti. Sì, ci metto un attimo perché è Ok. aumentato.
Okay, non, dunque, no, che è uno degli ambienti più amati e significativi del museo. No, Niente, no, ci vuole un momento di pazienza, poi lui va. è uno degli ambienti più significativi e che è stato realizzato nel 1853 o dal 1853 da Giuseppe Bertini e Luigi Scrosati per il conte Gian Giacomo Poldi Pezzoli, che era il padrone di casa. Ma che momento che Sì. provo a venire a capo di questa cosa, eh? Scusate, Perché problemi prima andava tecnici. avanti, scusate. Esatto. Così. Però l'avevamo messo più piccolo, cioè. Ok, sì. Solo che non. Eccolo Ecco, qua. facciamo così, non importa che sia grande, grande, Ma francamente. anche loro lo vedono così, però proviamo. Sì. Ok, brava, ecco, la Roberta ha risolto, fantastico. Qui, per chi non lo conoscesse, ho messo un'immagine di questo ambiente davvero fantastico in cui sembra di entrare all'interno di un codice miniato e che ha invece il suo punto culminante in una grande vetrata dedicata proprio a Dante. Stasera ne vedremo e ne racconteremo sia l'origine dal punto di vista del committente, sia lo analizzeremo dal punto di vista storico-artistico. Tenete conto che un grande studioso dell'Ottocento, come Fernando Mazzocca, l'ha definita proprio l'ultimo traguardo raggiunto dall'arte romantica, una delle creazioni più originali e uno straordinario dialogo fra pittura e decorazione. Che è interessante cioè, do domandarci come mai a metà 800 Gian Giacomo Poldi Pezzoli, un committente molto ricco e pieno di possibilità, ha deciso di dedicare un ambiente intero a Dante e alla sua figura. È proprio un culto di questo grande poeta. E per capire le motivazioni del nostro committente dobbiamo sostanzialmente fare un po' un passo indietro. Un passo indietro perché dobbiamo tornare al periodo tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, tra neoclassicismo e pre-romanticismo, quando la rivalutazione di Dante avviene in maniera estremamente significativa e progredirà, come vedremo nella nostra conferenza, fino a culminare nel periodo romantico. E c'è un luogo che è proprio Milano in cui si consolida e si riscopre Dante, e questo è dovuto alla presenza a Milano di un circolo filologico che fa capo, non è un caso, al nonno di Gian Giacomo Poldi Pezzoli, che era Gian Giacomo, il nome è lo stesso, Trivulzio. Gian Giacomo Trivulzio non solo era l'erede del più grande museo milanese privato, ma aveva anche una passione specifica per la biblioteca di famiglia che vuole incrementare con un collezionismo librario molto raffinato che lui indirizza proprio verso il collezionismo dei codici danteschi. L'acquisto di questi codici diventa numeroso, parte dall'acquisto di codici che erano di proprietà del Bossi e sfociano in maniera molto importante in una serie di edizioni. In particolare su un'edizione che viene pubblicata nel 1827, che è la prima edizione del Convivio di Dante, a cui seguirà una
edizione della vita nuova. Quindi l'ambizione di questi milanesi era quella di diventare un polo di studio di Dante alternativo a Firenze. Questo spiega perché Dante è una figura non solo conosciuta, ma fortemente amata nella famiglia di Gian Giacomo Poldi Pezzoli. Fino a questo momento, però, Dante è apprezzato ed è studiato per quale motivo? Perché è il poeta che ha dato origine alla lingua italiana. Quindi l'attenzione di questi studiosi e di questo circolo filologico è puntato molto fortemente sulla lingua, sullo studio della lingua delle origini. C'è un'attenzione in ogni nazione per andare a studiare i poeti delle origini e in Italia ovviamente il tutto converge su Dante. Poi mi sembrava interessante, visto che la mostra di Palazzo Tosio è una mostra che si intitola però Dante e Napoleone, cercando di unire in qualche modo questi due miti fondativi dell'Ottocento, segnalarvi che in famiglia c'era anche una grande attenzione verso Napoleone, non tanto di Gian Giacomo, che aveva questo cotè molto intellettuale, ma il fratello, invece, Alessandro Trivulzio, è stato ministro della guerra del Regno d'Italia con Napoleone. Qui lo vedete in un bel ritratto di Andrea Piani. Sicuramente i fratelli non erano così fortemente repubblicani come Alessandro, erano più come tanta aristocrazia milanese, avevano accettato la presenza di Napoleone perché questo portava alla possibilità di avere delle cariche governative, ma rimanevano tutto sommato più conservatori. Ad ogni modo, questo riverbero dell'attenzione di Napoleone si porterà avanti e arriverà fino al nipote che ha in biblioteca testi celebrativi di Napoleone che arrivano fino agli anni 40. Scusate questo No, no, inciso, ma così almeno viene proprio incontro è alla così. nostra. Per cui non è solo la figura di Paolo Tosio, quella di anche se quella di Paolo Tosio è particolarmente significativa, però di questa attenzione, diciamo, di un doppio canale Dante e Napoleone. Come pure vi raccontavo del fatto che i codici miniati, scusate, i codici danteschi, Gian Giacomo li compra da Giuseppe Bozzi. Ebbene, Giuseppe Bozzi, che invece è fortemente repubblicano e sostiene molto Napoleone, ha anche a Milano la richiesta da parte di un comandante napoleonico che si chiamava Gaetano Battaglia di provare a decorare un ambiente. Il mio tema stasera è proprio focalizzato sugli ambienti e quindi non solo sui dipinti o sugli episodi, ma proprio sugli ambienti. E questo Gaetano Battaglia aveva avuto l'idea di creare una stanza dedicata ai quattro monti della gloria. Questi quattro monti della gloria erano dei monti che dovevano essere dedicati ai poeti, per cui Ariosto, Tasso, Petrarca e Dante. E Bossi è contentissimo perché anche Bossi aveva un grande amore per Dante. Progetta questo ambiente che però non vedrà mai un esito finale. Rimangono solo dei bozzetti, dei disegni, tra cui questo meraviglioso disegno in collezione privata che illustra un tema che già all'inizio dell'Ottocento è diventato il più amato della Divina Commedia, che è Dante che incontra Paolo e Francesca. Questo grande disegno, davvero di ampie dimensioni, è stato esposto nella mostra Romanticismo nel 2018, quella di cui vi citava Roberta,
la curatela di Fernando Mazzocca, ma era esposto al Museo Pol di Pezzoli. E qui vedete il trattato, il tema di Paolo e Francesca con Dante e Virgilio che parlano alle due anime, anime che sono nude e che sono girano, proprio, si vede proprio tutto il vortice delle anime in pena e ha dei ricordi addirittura michelangioleschi questo disegno. E la sensibilità preromantica verso la Divina Commedia e gli episodi dell'inferno stava effettivamente giungendo al culmine. Quindi se noi ci concentriamo invece sulle edizioni librarie della Divina Commedia, vediamo come nella stessa epoca iniziano a nascere delle edizioni in cui l'illustrazione è preponderante rispetto al passato, oppure capita con artisti non italiani, specialmente tedeschi o inglesi, che sono attratti da questa poetica del sublime della Divina Commedia traducono o prendono ispirazione da questi temi in parte medievali, in parte fantasiosi, in parte mistici, per creare dei disegni, anche questi, come quello che vedete qua, in cui la drammaticità è ispirata anche stilisticamente a Michelangelo. Addirittura, sempre a Milano, nell'Accademia di Brera, venivano realizzati dei concorsi di pittura annuali e normalmente i temi erano temi o storici o mitologici. Invece è interessante notare, stiamo andando avanti cronologicamente, qui siamo negli anni 20 dell'Ottocento, il tema dell'anno 1823 è nuovamente un tema dantesco, il tema di Paola e Francesca, e in questo caso tanti pittori devono svolgere lo stesso soggetto e poi ne viene premiato solo uno. Vi faccio vedere qua appunto il vincitore, che è un dipinto di Eliseo Sala, molto più lezioso, meno potente della versione di Bossi che abbiamo visto nel disegno, in cui gli amanti sono vestiti, però c'è un tocco che invece è più legato alla Divina Commedia, che è lo svenimento, vedete, ai piedi di Virgilio, Dante è svenuto dalla commozione. Questa è una delle prime volte che il tema di Paolo e Francesca viene indagato con lo svenimento. E siamo giunti alle soglie del romanticismo, per cui ci avviciniamo sempre di più al gabinetto dantesco e alle date della sua realizzazione. Vi presento, diciamo, l'altro culmine decorativo dedicato alla Divina Commedia. Ci dobbiamo spostare da Milano a Roma, dove nel Casino Massimo Lacellotti, per il conte Carlo Massimo, sono al lavoro un gruppo di pittori tedeschi chiamati Nazareni, i quali avevano l'aspirazione ritornare alla pittura dei primitivi. Questo significava, nelle loro intenzioni, utilizzare per esempio l'affresco come tecnica, ormai abbandonato invece a favore della pittura ad olio, osservare delle forme più vicine ai pittori primitivi, più semplici, più pure, più quattrocentesche, e anche trovare come temi dei temi ispirati al Medioevo e alle origini. Di questo gruppo, per esempio, faceva parte il famoso Koch, di cui abbiamo visto i disegni della Divina Commedia.
commedia. Ecco che Carlo Massimo, che anche lui decide di dedicare un ciclo a Dante, pensa che la cosa migliore sia affidarlo a questo gruppo di artisti. Il casino si avvia con il dipinto di un soffitto di Philip White, che dipinge l'Empireo con la Madonna tra Dante e San Bernardo, e quindi White smette sostanzialmente, si abbandona l'impresa e la continua Anton Koch, che dipinge sulle pareti laterali questo inferno in cui è evidente l'influenza del Giudizio Universale di Michelangelo, in questi corpi nudi, nelle sfumature cangianti degli abiti e nella potenza di questa rappresentazione. Quindi l'altra parete invece è dedicata al sogno delle tre fiere, cioè all'inizio delle cantiche dell'inferno. E quindi, dopo questa grande impresa, il Casino Massimo ha anche una stanza dedicata alle vicende dell'Orlando Furioso, e quindi è come se il Conte Massimo volesse creare un proprio pantheon dei miti fondativi della letteratura italiana, ma si parte proprio da Dante, ed è questo un momento di culmine della fortuna dantesca italiano, perché dobbiamo sempre ricordare che Dante è un soggetto universale che appassiona tutta Europa, ma oggi il nostro focus è fortemente incentrato su cosa succede in Italia. E di nuovo mi piaceva fare un riferimento bresciano, di questo avrete sicuramente parlato nelle conferenze precedenti, per cui ve lo richiamo soltanto per motivi cronologici. Non siamo per niente distanti dal momento in cui il Giuseppe Diotti dipinge per Palazzo Tosio il Conte Ugolino nella Torre. In questo caso ovvio che è un tema specifico, in un quadro specifico, però è questo diffondersi di soggetti danteschi terribili e sublimi ha proprio un culmine tra gli anni 30 e gli anni 40. Di nuovo un altro committente bresciano, Camillo Brozzoni, anche di questo avrete già parlato, comunque chiede o comunque acquista il quadro di Pia dei Tolomei, che è proprio l'immagine simbolo di una melanconia ancorata da una parte agli esempi haieziani, ma dall'altra fortemente influenzata dalla volontà di calare questa melanconia in un momento medievale attraverso i costumi o le architetture. Vedete quella con la colonna tortile o il leone stiroforo. Per cui piano piano Dante o i suoi personaggi iniziano a serpeggiare, a diventare familiari ai committenti lombardi o anche toscani. Altro episodio molto significativo che avrà un riflesso diretto nel gabinetto dantesco è questa opera sempre di un tedesco, Christian Vogel von Wolgenstein, che realizza per una gara di pittura questo sorta di trittico dedicato ad episodi della Divina Commedia.
un olio su carta di grandi dimensioni, più di 2 metri di altezza e 170 di larghezza, che poi verrà acquistato dal Granduca Leopoldo II e che oggi si trova a Palazzo Pitti. Cosa vediamo qua? Una specie di illusione architettonica in cui nel centro il grande poeta con la corona d'alloro e la penna è poi fiancheggiato da episodi della Divina Commedia. In basso sono episodi dell'inferno e in alto, nelle lunette, invece in quelle del paradiso, una selezione di soggetti diversi. Quindi di nuovo una rappresentazione fuori dai libri e dedicata non solo alla Divina Commedia, ma con, vi faccio notare, la presenza proprio di Dante in persona. Sempre a Firenze, più o meno negli stessi anni, a Santa Croce era stato eretto un monumento funebre a Dante, anche se di fatto il corpo di Dante non c'era, però l'esigenza celebrare il poeta è tale da spingere i fiorentini a erigere un cenotafio. Cosa succede verso la fine del Romanticismo? Si sovrappone alla passione filologica, all'attenzione a Dante come poeta, all'amore verso la Divina Commedia per i suoi soggetti così passionali, un ulteriore tassello che è quello di focalizzare maggiormente, questo vale soprattutto per l'Italia, Dante come esule e padre. Per, come dire, per traslazione, se è padre della lingua italiana, è padre allora anche di una patria che ancora non esiste ed è divisa. Era stato Ugo Foscolo il primo a dare una suggestione in questo senso, ma viene negli anni 40 messa ulteriormente a frutto e diciamo messa a fuoco da Giuseppe Mazzini, che era proprio esule a Londra e aveva speso dei soldi per poter acquistare il manoscritto di Ugo Foscolo dedicato ai commenti sulla Divina Commedia, perché li voleva pubblicare. E nei suoi discorsi Giuseppe Mazzini, ecco, nei commenti pascoliani alla Divina Commedia, vi faccio notare quello che lui dice: è Dante è tal'uomo i cui libri, studiati in una con la vita, per cui, sarebbero tanto da ritemprare tutta una generazione e riscattarla dall'infiacchimento che 3 secoli di inezia e di servilità hanno generato e mantengono. Dunque, Dante non è più importante solo per quello che ha scritto, ma è proprio un esempio di moralità, di rettitudine, di fermezza, in cui gli italiani si devono e si possono rispecchiare, in un'Italia che invece era sotto il giogo e lo dominio straniero e in cui gli austriaci stavano giocando esattamente al contrario. Il gioco contrario degli austriaci era snazionalizzare l'Italia e cancellare tutti i tentativi, non solo di moti rivoluzionari, ma proprio di desiderio di creare una nazione italiana. E poi, altra cosa, ovviamente, padre della nostra lingua. Ne formò una lingua comune che rappresenterà fra noi tutta l'unità nazionale. Quindi vedete la sovrapposizione del tema nazionalistico e politico a quello invece più prettamente letterario. Questo ha un immediato esito anche nella critica letteraria e tra gli studiosi di
di letteratura e di arte. In particolare Pietro Estense Selvatico, che era un critico che aveva un grande seguito in quel periodo, scrive addirittura un saggio d'arte e la pittura, e poi un secondo intervento sull'educazione del pittore storico odierno italiano, in cui egli suggerisce di dedicarsi fra i vari temi storici, perché siamo in un momento, il romanticismo, che sta rifiutando la mitologia come tema portante o della, dei soggetti pittorici, ma sta indirizzandosi invece verso temi delle origini, verso il Medioevo e verso... E appunto Pietro Estense dice: e Dante quanto non ci richiamerà meglio le idee conformi alle sue sventure, se in luogo di farlo coronare dalla poesia, come l'abbiamo visto fino adesso, ce lo presenteranno nel monastero di Pontecorvo nel momento di chiedere un asilo di pace. Diciamo, l'attenzione di Pietro Selvatico è quella a soffermarci non più sulla celebrazione del poeta, ma proprio a iniziare a narrare certi episodi della sua vita. Ecco che al Gran Premio di Pittura, il solito concorso annuale, in cui abbiamo visto nel 1823 dare come tema Paolo e Francesca, all'Accademia di Brera di Milano seguono il consiglio di Pietro Estense Selvatico, e quindi come soggetto che tutti devono rappresentare viene dato questo episodio secondario della vita del poeta, che sarebbe quello in cui Dante esule in Lunigiana e trova asilo in questo convento di Pontecorvo, in cui i frati, e in particolare frate Ilario, che era il priore di questo convento, lo accoglie, e Dante, per ringraziarlo di questa accoglienza, gli regala un canto che stava scrivendo del Purgatorio. Ora, come nell'altro caso, vi mostro il dipinto che vince a questo concorso. Ed è interessante che chi vince è un pittore ventenne che aveva appena finito l'accademia e gli studi. Si chiama Giuseppe Bertini e sarà giusto appunto il futuro pittore del nostro studiolo dantesco. Qui vedete già la sapienza di questo artista, pensate quanto è giovane, perché comunque è già molto maturo per avere solo 20 anni, e il dipinto viene apprezzato dalla critica per la grande capacità spaziale di muoversi in un ambiente che non è copiato dalla realtà, però prende degli spunti qua e là, come un capriccio, copia alcuni arcate, per esempio dall'Abbazia di Chiaravalle o dei portali da altre architetture lombarde, e però si distribuisce nello spazio in maniera molto sapiente, con questo fiotto di luce che giunge dal portico. E la cosa che a me colpisce particolarmente è che nel 1845 tutti, ma veramente tutti, erano sotto l'influenza di Hayez, perché era il grande nome tutelare dell'Accademia di Brera e in generale della pittura nazionale italiana. E quindi sottrarsi all'influenza di Hayez era molto difficile. Ebbene, qui sia nei tipi fisionomici sia nel tipo di pittura, comunque Bertini invece denuncia una sua forte autonomia e originalità. Il tema dantesco, che aveva portato così fortuna a Bertini, lo porta a pensare di riaffrontare il tema di Dante in un'impresa colossale. Lui era figlio di
un grande Giuseppe di un grande vetratista. E insieme al fratello era entrato in questa società di famiglia e che principalmente aveva il compito di restaurare le vetrate del Duomo di Milano. Quindi affiancano a questo lavoro di restauro una realizzazione di vetrate contemporanee e lui decide di partecipare alla prima esposizione universale, quella che viene fatta al Crystal Palace di Londra nel 1851. E questa scelta vuol dire realizzare qualche cosa senza una committenza, perché io vado a produrre qualche cosa che verrà esposto in una fiera, ma non sono sicuro che verrà comprato. E lui decide di fare questa vetrata dedicata a Dante, che pensate era alta 7 metri e larga 3. Quindi anche i costi di produzione sono davvero notevoli e oggi, se la volete vedere, è alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, ma non è facile vederla, addirittura si visualizza su due piani diversi, c'è una sorta di balconata perché 7 metri sono tanti. Ecco, per farvi capire le dimensioni colossali di questa opera, questa è una navata della Crystal Palace in un acquerello dell'epoca e vedete nella parte più bassa, vicino a quel cavallo rampante, dietro c'è una sorta di catafalco rosa che finisce con una cuspide. Quella è il contenitore della nostra vetrata dantesca. Bertini dice che l'aveva fatta così grande nella speranza, cioè esattamente delle misure, delle vetrate della Houses of Parliament, perché sperava di venderla al governo inglese, cosa che poi in realtà non è accaduta, anche se però lui questo sforzo è premiato dal fatto che riceve una medaglia di merito per il valore tecnico, in quanto questa vetrata aveva una caratteristica molto particolare, era più un vetro dipinto che un assemblaggio di vetri colorati. E quindi per questo valore tecnico lui riceve a Londra la medaglia. Ma quello che è interessante è leggere le testimonianze prima della partenza della vetrata per Londra, in cui ci dicono i giornali dell'epoca, per 3 giorni lui la espone nel proprio studio e c'è un flusso costante di milanesi che vanno a vederla. E questo flusso costante di milanesi che vanno a vederlo dipende non solo dal desiderio di ammirare un capolavoro tecnico. Nei milanesi muove una corda più interiore, più sottile. Voi dovete pensare che nel 1848 c'erano state le 5 giornate di Milano e che nel 1849 invece gli austriaci erano tornati da vincitori a Milano e avevano instaurato un clima di polizia rigidissimo, con dei coprifuochi molto severi e la sensazione di essere dominati dallo straniero a questo punto, rispetto agli anni precedenti, era veramente fortissima. Quindi anche solo un gesto come realizzare una vetrata dedicata a Dante era fortemente eversiva e da qui anche invece però il desiderio dei milanesi di vederla e di riconoscere in questa vetrata anche un significato nascosto politico che poteva toccare le corde del patriottismo. Sicuramente questa sensazione ce l'ha Gian Giacomo Poldi Pezzoli. Qui lo vedete in un ritratto di Francesco Hayez, proprio dello stesso anno della vetrata.
È un giovane, nobiluomo, che però ha già sperimentato sulla propria pelle cosa voglia dire il sostegno, patriottico. È stato commissario straordinario, per il Lombardo-Veneto a Venezia nel 1848, è diventato membro del governo, provvisorio, ha pagato di propria tasca i cannoni per le battaglie contro gli austriaci e nel 1949 è stato esiliato in Svizzera e ha fatto poi un giro in Francia. Per riprendere possesso dei propri domini deve pagare una multa spropositata, perché Radetzky ha punito i milanesi tramite le confische dei beni e quindi lui è in grado, decide rispetto ad altri aristocratici che decidono di non tornare più a Milano dopo la prima guerra d'indipendenza, lui torna, ma lo scotto da pagare è veramente forte nei termini economici e lui decide che non sarà più la sua ribellione all'Austria, il suo patriottismo non sarà più così diretto come nel caso del 48-49, ma utilizzerà una strada diversa, e la strada diversa sarà il collezionismo d'arte. E il primo gesto che fa quando torna in possesso dei propri beni è raddoppiare il suo palazzo nel fronte su via Manzoni, proprio per, come dire, dare un grande gesto, un segno agli austriaci che lui c'è ancora fortemente. E il secondo gesto è chiamare per la decorazione del proprio palazzo il Bertini e gli chiede una replica in dimensioni minori, ovviamente non si poteva inserire una vetrata di 7 metri all'interno del palazzo, che era un palazzo neoclassico con le dimensioni, non so, soffitti sui 3 metri, ecco, e chiede appunto di avere una vetrata di dimensioni minori, ma proprio una replica. Una replica che ornerà una sorta di bow window alla fine della sua casa. Adesso andiamo per cui a vedere questa vetrata basandoci sulla iconografia che è identica sia nel formato dei 7 metri che in quello di 1,70 m del Museo Poldi Pezzoli. Al centro abbiamo il poeta, qui molto diverso dal Wolgenstein, con una tradizionale cappa rossa e uno sguardo molto melanconico e aggrottato, e sotto al quale ci sono dei versi relativi proprio agli inizi della Divina Commedia. Su questo grande, lui è seduto con le gambe accavallate su questo grande trono gotico. La fonte di ispirazione sembra essere un altro personaggio mitico, in questo caso della letteratura inglese. Il Harry Lehman aveva rappresentato negli stessi modi Amleto in una sua, qui lo vedete in una incisione del 1846, guardate lo sguardo com'è simile. Di fianco al trono dove siede il poeta ci sono due donne. E quella di destra, alle cui spalle sorge il campanile di Giotto, è Beatrice, Madonna mia. Nelle similitudini, in questo caso, i confronti possono essere fatti invece con uno scultore, Giovanni Dupré, che stava avendo un sacco di successo negli stessi anni vendendo tante repliche, coppie di Dante e Beatrice. Qui ve ne faccio vedere una, ma ne ha fatte veramente tante perché erano
molto richieste dalla clientela, ma se guardate la figura di Beatrice con il gesto con cui sostiene la veste e la riccia o proprio la sagoma della figura con il suo manto, ha veramente delle analogie fortissime. E in questo caso Bertini strizza l'occhio, come dire, a un'iconografia, è un modo di realizzare Beatrice che aveva già avuto un grande successo presso il pubblico. La figura a sinistra, invece, l'altra donna con il mazzo di fiori, è Matelda. Qui invece, per quanto riguarda il volto, il riferimento è fortemente legato alle malinconie di Hayez. Ecco, qui vediamo Matelda, che è la donna che lui incontra nel purgatorio, e sopra al culmine del trono invece vediamo il soggetto di Paolo e Francesca, che non poteva mancare perché era sicuramente quello più appassionante per il pubblico romantico, con Dante che sviene mentre gli spiriti di Paolo e Francesca si allontanano dopo aver dialogato con Dante e Virgilio. Le frasi che vedete sopra non ve le sto leggendo, ma sono le frasi che Bertini inserisce nella vetrata, che è quasi un codice miniato in questo senso, perché c'è una mescolanza di testo e immagine. Ecco, il riferimento in questo caso, Bertini è sempre molto furbo e per cui attinge a dei repertori figurativi che avevano un grande successo, che erano stati replicati più di una volta. Lo stesso vale per esempio Ari Scheffer, che realizza questo soggetto nel 35, ma poi altre 3 o 4 volte, un po' come il caso di Diotti con il Conte Ugolino. Sono cavalli di battaglia di alcuni pittori che si prestano a realizzare per più di un committente. Ecco, qui vedete meglio le analogie o i riferimenti di Bertini. Invece nella... Come si vede? Me lo sposto però, perché sennò qui non si vede. Grazie. In un episodio più piccolo abbiamo due elementi tipici dell'inferno. Qui l'incontro con le tre belve l'abbiamo già visto nei disegni di Koch. Ah, però adesso abbiamo fatto danno. No, siamo bravissimi. Grazie. Ok, e l'ingresso nella città di Dite. Ovviamente l'inferno è sempre il preferito. E va bene, questo non stare a spostarlo. E il culmine della vetrata porta verso il paradiso, come abbiamo visto nel Wolgenstein, e in questo caso c'è l'incontro, la visione della Vergine, sotto cui sono presenti anche San Francesco e San Domenico. Sotto gli angeli vedete quelle due figure in piedi. Quindi un universo molto complicato quello immaginato da Bertini. Siamo sicuri che tutto parte da questa vetrata, perché nella famosa mostra del 2011 è stato possibile ritrovare in un archivio privato il contratto iniziale tra Giuseppe Bertini, Luigi Scrosati, che era un collega di Giuseppe Bertini più versato verso la pittura decorativa, e Gian Giacomo Poldi Pezzoli. E questo contratto dice che la cosa principale è la replica della vetrata, che si descrive addirittura sarà divisa in 3 parti, al centro ci sarà la finestrella, quindi bisognerà inventarsi un mobile a toilette, un camino con degli utensili, un pavimento in ebano, una libreria e una volta dipinta. Noi purtroppo non abbiamo più dei bozzetti, ma è sicuro che questi due artisti avranno sottoposto la loro idea tramite un bozzetto al nostro committente.
Ecco, qui vedete non soltanto la vetrata, ma tutto il bow window, no? Diviso in tre parti. È la vetrata che da là, dal punto di vista figurativo e decorativo, al resto dell'ambiente. Intanto viene realizzata anche una seconda vetrata, e questa seconda vetrata, che ha il titolo di Onorificenza Hospitalis, altro che non è che la replica del famoso incontro tra Dante e Fratre Ilario. Quindi, in qualche modo, in quei girali di Acanto vedete quella figura rossa e Dante, l'altro Fratre Ilario, e nell'altra finestra pandan ci sono i monaci che assistono a questa scena. Dunque Bertini cita se stesso, cita l'incontro della sua fortuna, e invece nel culmine c'è semplicemente lo scudo gentilizio dei Poldi Pezzoli. Ora, il gabinetto dantesco purtroppo è stato bombardato, quindi per vederlo nella sua versione prima dei bombardamenti abbiamo soltanto delle figure a bianco e nero, però è interessante notare che gli stessi Bertini e Scrosati lo chiamano nello stile del 300. Se la vetrata cercava, un po' come i dipinti dei Nazareni, di aspirare ad assomigliare il più possibile a una pittura neoquattrocentesca, molto semplificata, e le decorazioni erano delle decorazioni che si ispiravano al gotico, avete visto quei racemi vegetali e gotici, la stessa finalità viene trasmessa per cercare di creare omogeneità dalle parti decorative che sono realizzate insieme dallo Scrosati e da Giuseppe Bertini. È un ambiente che dovete pensare che si è concluso nel 1855. Quindi, quando si visita il museo, io spesso sento commenti di visitatori che dicono: mi ricorda il Liberty, mi ricorda William Morris. In realtà siamo quasi 50 anni prima del Liberty e prima di William Morris, per cui è una sorta di avanguardia pura. È difficile adesso vedere questo ambiente con quegli occhi, ma sia Bertini che Scrosati parlavano un linguaggio modernissimo, e Gian Giacomo Poldi Pezzoli era talmente sapiente da accogliere all'interno della propria casa delle sfide di decorazione così nuove. Nella Caminiera poi ricompaiono Paolo e Francesca, qui in un altro episodio, no? Quello della scoperta di Gianciotto, che scopre la moglie e il fratello che stanno leggendo il libro, e anche questo, per questo esempio, cioè, c'erano tantissimi esempi dal punto di vista iconografico su questo tema, quindi non c'erano problemi, diciamo, per Bertini nel declinare il soggetto. Quello che è veramente innovativo è come l'uso dei materiali. Si crea uno spessore in gesso che rende in rilievo sia i racemi che le punzonature del soffitto. È come se noi entrassimo in una pagina miliata, da un certo punto di vista, un fondo oro trattato con i punzoni. Questo è veramente una novità assoluta dei due pittori, e che propongono al committente anche una conclusione dell'Olimpo dantesco con quei due gruppi di figure che vedete sopra le porte a sinistra e a destra, che sempre a detta dei nostri del contratto si tratta dei tre poeti fiorentini, non vengono ulteriormente definiti, però probabilmente si tratta di Dante, Petrarca e Boccaccio, no?
dall'altra parte i tre artieri fiorentini. Anche questi non meglio definiti, ma probabilmente, pensando alla Divina Commedia, potrebbero essere Cimabue e Giotto, cioè il maestro e poi l'allievo che supera il maestro, e forse Duccio. Ve li faccio vedere sia a bianco e nero che a colori, perché questo particolare affresco è stato bombardato ed è caduto durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stato solo nel 2000 che, trovando delle foto a bianco e nero, è stato possibile restituire questa immagine nella sua integrità. Quindi abbiamo concluso il nostro tempo, vi mostro ancora il soffitto, queste punzonature così belle, e con un cartiglio con il nome del committente ho alcuni dettagli, da qui forse riuscite a vedere il trattamento delle superfici. Loro probabilmente realizzano apposta degli stampi e riempiono di gesso il soffitto e le pareti, il che ha dato dei problemi di umidità non indifferente, sì, perché ovviamente è un materiale molto più igroscopico rispetto alle pareti normali. La raffinatezza di questo ambiente è dovuto anche al fatto che l'altra fonte di ispirazione per l'ambiente è un oggetto effettivamente medievale. Si tratta del candelabro Trivulzio, che è un grande candelabro monumentale alto più di 2 metri che si conserva all'interno del Duomo di Milano e che Scrosati studia, disegna e replica. Ecco, qui vedete un particolare del candelabro che quando entrate in Duomo quasi non vedete perché le dimensioni del Duomo sono colossali, ma se guardate nel transetto sinistro in realtà è bello grande questo oggetto, e l'aveva portato la famiglia Trivulzio, l'aveva donato, cioè la famiglia della mamma di Gian Giacomo l'aveva donato nel 500 alla chiesa metropolitana. E se guardate quegli incroci di racemi riconoscerete le analogie. A sinistra qui noi abbiamo la griglia del caminetto dantesco e a destra il candelabro Trivulzio. È evidente l'analogia. Questo per dire che il modo di lavorare di questi artisti per ispirarsi al Medioevo non è un Medioevo di fantasia. È un medioevo un po' filologico, in cui vado a cercare un oggetto effettivamente medievale che mi dia una motivazione, una base stilistica per andare avanti. Quindi da una parte abbiamo la vetrata che esisteva già e dall'altra il candelabro Trivulzio, ma il mix è assolutamente strepitoso, e ve lo faccio vedere in confronto a qualcosa di molto più tradizionale che risale alla stessa epoca, che è interessante ed è nuovo, è una cosa che è saltata fuori studiando proprio quella rete dell'Ottocento lombardo, è un ambiente che a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, viene fatto per il dottor Luigi Barili, che ovviamente non aveva gli stessi soldi, le stesse possibilità, non era nel centro di Milano come Gian Giacomo Paolo di Pezzoli, però vedete come Dante incontra Beatrice, una Beatrice che è anche la patria, perché non a caso i suoi abiti sono rossi, bianchi e verdi. Però questo era lo stile che poteva essere realizzato in media nell'Ottocento italiano. Quindi capite com'è innovativo invece la versione dello studiolo dantesco. Poi Guadagnini rifà la stessa cosa in un altro palazzo a Sovere. Io avrei concluso perché, diciamo, come epilogo, subito dopo a queste date, quando l'Italia diventa Italia Unita, no, ci sono le celebrazioni del sesto centenario, in cui Bertini riesce a rivendere
in versione paravento un'altra vetrata dantesca, perché del maiale non si butta mai via niente, per cui era un soggetto che piaceva molto, e un altro meno famoso monumento che nel 65 viene eretto a Dante, che ormai guadagna tutte le piazze italiane, perché finalmente l'Italia unita si è creata, è quello realizzato dallo scultore milanese Vincenzo Vela, che è un dichiarato omaggio al Dante di Bertini. Se guardate proprio i tratti fisionomici e il modo in cui è abbigliato, Vincenzo Vela, che era coetaneo di Bertini, si ispira per il suo monumento padovano alla vetrata di Bertini. E nel 1867 la legge Casati impone o comunque suggerisce al liceo la lettura di una cantica per anno della Divina Commedia. Quindi pensate quanto tempo è che diciamo, questo culmine del successo dantesco ha un riflesso ancora adesso per i nostri studenti, ecco. Ed è giusto che sia così.